Le utilitarie non sono più auto piccole, come dimensioni e nemmeno come dotazioni e accessori. Ma in realtà c'è qualcosa che si sta rimpicciolendo di nuovo. Vediamo di cosa si tratta su questa nuova Opel Corsa, oltre che parlare del perché comprarla e perché no. Fuori com'è? È diversa in molte zone della carrozzeria. La linea è una delle cose che sono piaciute ai clienti del precedente modello e ora prende spunto dalla piccola Adam davanti e dalla più grande Astra dietro. La fiancata ha diverse nervature in più e sulla versione tre porte si allarga dove ci sono i passaruota. Nel complesso il design riesce a mischiare la grinta del frontale con una certa eleganza della parte posteriore. Si possono poi avere fari xeno e LED e di serie le ruote sono da 15 pollici, ma si può arrivare fino a cerchi da 17. È spaziosa? Era e resta una delle più grandi della sua categoria. Tac! Come capacità del bagagliaio non è la migliore in assoluto, si parte da un minimo di 285 litri, ma le sospensioni non ingombrano lateralmente, il pavimento è un rettangolo perfetto. Molto consistenti i rivestimenti sia come plastiche che per la moquette. C'è anche qualche gancio e la mensola crea un doppio fondo alto, sfruttabile e crea un livello bello piatto con i sedili ribaltati. Il portabici integrato nel paraurti costa 600 euro e anche la ruota di scorta è a richiesta. In alto la forma della porta rende più facile salire e scendere, anche perché l'apertura è grande. Dentro poi la Corsa è ancora fra le più comode in questo segmento, anche i più alti stanno bene con la testa, le gambe e i piedi. Al centro le guide dei sedili danno fastidio e il poggiatesta costa 75 euro. Come su altri rivali non ci sono bocchette del clima posteriore e nemmeno prese elettriche, e non si possono avere i vetri elettrici posteriori neanche sull'allestimento più ricco Cosmo. E la qualità? I rivestimenti rigidi del modello precedente non ci sono più, la plancia è tutta nuova. I materiali ora sono morbidi, sono cambiate la strumentazione, molto più completa e leggibile, le bocchette e le linee, in generale più orizzontali di prima. Si è creato così spazio in verticale per il sistema di infotainment e i nuovi comandi del climatizzatore, automatico di serie sulle versioni più costose. Molto pratica la vaschetta portaoggetti, con questo supporto in gomma per mettere il telefono o una bottiglia. Quando è optional costa solo 30 euro, come il doppio fondo nel bagagliaio. Come funziona il navigatore? Questo nuovo modello della Corsa ha lo schermo IntelliLink da 7 pollici già visto sulla Opel Adam. Costa 300 euro ed è un touchscreen che comunica con gli smartphone Apple e Android con delle app scaricabili, inclusa quella per il navigatore. Il funzionamento potrebbe essere più rapido e fluido, ma le mappe non usano la connessione dati del telefono. Se avete un iPhone poi è molto comoda la funzione che attiva il Siri premendo il tasto dei comandi vocali sul volante. Oltre alla web radio disponibile sempre con un'app, si può avere anche la radio digitale DAB per 250 euro, mentre l'alloggiamento per lo smartphone tipo Dock Station costa 100 euro. In città come va? È lunga poco più di 4 metri, quindi una dimensione ancora perfettamente compatibile con i parcheggi. La visibilità e la percezione degli ingombri non sono problematiche. Se volete, potete avere i sensori acustici solo posteriori per 250 euro, anche anteriori per 400 e aggiungere la telecamera di retromarcia per 350 euro. L'immagine però non è molto nitida. La cosa piccola di cui vi parlavo all'inizio è il nuovo motore 1000 turbo a iniezione diretta, alla cilindrata giusta per la città e tante altre doti che vi dirò fra poco. In più monta questo nuovo cambio manuale a 6 marce, migliorato molto nella manovrabilità, cosa che si apprezza nel traffico. La frizione, ecco, quella avrebbe potuto essere un po' più leggera. È bella da guidare? Come tutte le piccole, intorno ai 4 metri di lunghezza offre quel giusto mix per essere guidata anche fuori città, ancor di più con questo piccolo 1000 a benzina che è il miglior tre cilindri che ho guidato finora, sia fra i turbo che tra gli aspirati. È liscio, morbido, non trasmette vibrazioni nemmeno al minimo e spinge bene anche in questa versione da 90 cavalli. Ci sono altri 1000 tre cilindri con più prestazioni, con un allungo che non si ferma ai 4-4500 giri di questo Opel, che però preferisco perché è sempre bello rotondo su tutta l'erogazione. Anche senza l'optional dell'assetto sportivo da 150 euro, le sospensioni continuano ad essere uno dei punti di forza della Corsa, che è una macchina precisa, tiene bene la strada, è stabile in curva senza essere fastidiosamente rigida, anche con questo assetto da 17 pollici. Potete tranquillamente farci dei viaggi lunghi, dà l'impressione di essere una macchina di segmento superiore, il motore poi è silenziosissimo e l'insonorizzazione meccanica e aerodinamica è nella media per la categoria. Quanto consuma?
Fuori città sarete sui 6,5 litri su 100 km senza troppe rinunce. In città fra i 7,5 e gli 8 litri su 100 km, anche tenendo conto della modalità eco e del sistema start and stop. Per una media generale di 7 litri su 100 km, circa 15 km con un litro. Quanto costa? La 1000 benzina 5 porte quasi 16.000 euro. Per risparmiare circa 3.000 euro c'è comunque il motore 1200 4 cilindri da 70 cavalli. Il turbo diesel 1300 parte invece da 75 cavalli e poco più di 15.000 euro. Difetti? Lo schermo dell'infotainment e i comandi del climatizzatore sono troppo in basso, distraggono mentre si guida. E alle donne non dispiacerebbe avere lo specchio dietro l'aletta parasole del passeggero. Lo sterzo è stato modificato nella parte meccanica ed elettrica. Ora il servosterzo si può alleggerire nelle manovre, però è migliorabile nella posizione centrale quando si viaggia in rettilineo e poco omogeneo nei piccoli angoli del volante. Qual è la versione migliore? Direi proprio il 1090 cavalli di questa prova, per gradevolezza, prestazioni e la cilindrata bassa che riduce i costi di assicurazione. Se fate tanti chilometri comunque, il 1300 resta uno dei migliori piccoli diesel, soprattutto nella versione da 95 cavalli. L'allestimento Enjoy poi ha la stessa lista di optional a pagamento del più ricco Cosmo. Con gli oltre 1000 euro di differenza potete quindi aggiungere accessori interessanti, oltre a quelli di cui vi ho già parlato, come ad esempio l'accensione automatica dei fari o il sensore che legge i cartelli stradali. La consiglieresti? Come piccola auto tuttofare la Corsa resta un modello da prendere in considerazione. È spaziosa e comoda anche per viaggiare e adesso ha pure un bel motore a benzina e interni più curati. Insomma, è una seria alternativa alla Volkswagen Polo, alla Ford Fiesta e alla Renault Clio. Sì, avete ragione. I modelli di segmento B rivali della Corsa sono molti di più. E allora confrontateli con il nostro Trovauto, dove ci sono tutti gli articoli, le schede tecniche, le prove e i prezzi. E se vi iscrivete al canale YouTube di OmniAuto, vedrete tutti i nostri video.